Ciao a tutti e benvenuti al nuovo Cosa, ovvero i consigli settimanali di Mr. Gaucho Romano su cosa ascoltare, cosa vedere e cosa leggere. Ringrazio innanzitutto i più di 300 iscritti, credo che siamo arrivati quasi a 330 iscritti e vi ringrazio tantissimo. Ringrazio anche tutti i nuovi iscritti che sono arrivati a grazie alla sponsorizzazione di Cinefollie nel progetto Xivions e come lui sa mi farò ripagare. E anche grazie ai video sui mondiali che sto facendo in collaborazione con il sussidiario.net, che se volete vi metto sia qui che sotto, così vi buttate un occhio. Cosa vedere questa settimana? Dopo un paio di settimane di serie TV, torniamo al cinema. Finalmente esce un bel film. Finalmente in senso completo, perché sono 6 anni che stiamo aspettando questo film, ossia Synecdoche, New York. Ne abbiamo già parlato all'interno del video su download, distribuzione e pirateria. Il film è di 6 anni fa, era stato comprato dalla BIM da un po' di tempo e non l'aveva mai distribuito, l'ha fatto diventare un fondo di magazzino. Improvvisamente muore il protagonista Philip Seymour Hoffman e il film esce. Anche lì comunque con ritardo, perché avrebbero potuto farlo uscire a questo punto direttamente a ridosso della morte, ma tant'è, sciacallo per sciacallo. Vabbè, comunque il film, per chi non lo sapesse, è diretto da Charlie Kaufman, che è lo sceneggiatore di culto di Se mi lasci di cancello, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, e anche di Essere John Malkovich, insomma di alcuni dei film di culto degli anni 2000. Qui esordisce la regia con un film che, come suo solito, ambiziosissimo e complicatissimo. È un regista che, siccome immagina, sente che sta per morire, decide che la sua ultima opera deve essere l'intera sua vita messa in opera teatrale, appunto. Questa operazione è talmente complessa che gli prende tutta la vita successiva. E quindi Kaufman in questo non solo riflette sulla difficoltà di vivere e la vita esattamente come un'opera d'arte, non fa quello che si fa di solito in questo caso, cioè prendere un'opera d'arte e far vedere quanto è simile alla vita, quanto magari gli artisti, che possono essere gli Shakespeare o i grandi drammaturghi, si siano ispirati alla vita. Fa il contrario, prende la vita e racconta allo spettatore quanto sia complicata esattamente come un'opera d'arte. E in questa si perde, e in questa immedesimazione con il protagonista, un incredibile Philip Seymour Hoffman, in una delle performance migliori della sua carriera, mette proprio in scena come dire, il percorso di tutti noi come un'opera d'arte. E in questo deve per forza perdersi, deve per forza mettere in scena il fallimento di ogni artista in confronto a quell'arte suprema che è proprio la biologia. Un grandissimo cast, una sceneggiatura che ovviamente è talmente complessa, non complicata, complessa da essere quasi inafferrabile, eppure ricchissima di tutto quello che ci dovrebbe essere in un grande film, e un cast che, appunto, l'ho detto, strepitoso. C'è Michelle Williams, c'è Marsha Gay Harden, insomma ci sono un sacco di grandi attori. Charlie Kaufman alla regia dimostra di saperci fare anche dietro la macchina da presa, e non solo, quando scrive Synecdoche, New York, il film ovviamente della settimana. Cosa ascoltare? Dave Van Ronk. Per la precisione, vado a leggere, down in Washington Square, che è una sorta di live, quasi live, quasi no, registrate abbastanza di recente. Dave Van Ronk, per chi non lo sapesse, è l'uomo che ha ispirato Inside Llewyn Davis, cioè a proposito di Davis dei fratelli Coen, cantante folk, cantautore country, radici della musica americana quasi seminale. In questo film, scusate, in questo disco, tra l'altro, che è una tripla raccolta di brani, riletture, reinterpretazioni, va ancora più a fondo delle radici, lascia da parte il folk e si quasi proietta sul country puro, ed è comunque un'esperienza, una scoperta per chiunque ami il roots, l'americana dura e pura. Cosa leggere? Fuga dal Natale di John Grisham. Qualcuno storcerà il naso per John Grisham, chi se ne frega, lo
reputo uno dei più grandi creatori di intrecci della letteratura moderna, per chi ama proprio la letteratura di trama, per chi vuole le belle trame, complicate, intricate, misteriose. In questo caso però fa tutt'altro, fa una commedia, racconta di una famiglia che decide di saltare il Natale, un po' perché costa veramente troppo, è la festa del consumismo, è la festa che è diventata una festa idiota e ottusa, un po' perché non gli va, visto che la figlia che loro amano tanto se n'è andata. Il problema è che tutta la società intorno a loro, i vicini di casa, i compagni di lavoro, tutte le persone che frequentano, cominciano quasi a complottare per impedire loro di realizzare quest'idea di saltare il Natale e andarsene in crociera. Il problema del libro è che nel finale scade completamente, cioè quasi tutti, c'è un tono beffardo, comunque un filo beffardo, ma in realtà quasi tutte le premesse vengono un po' smentite. Fino a quel momento però il libro è agilissimo, divertentissimo, ci sono dei momenti di grande intelligenza, di grande acume e di capacità critica. Poi è chiaro, il Natale è una cappa e vince su tutto, molto meglio dell'amore, molto meglio dei crediti di Silvio Berlusconi, però in realtà ce la fa il Natale, il libro un po' meno, però è una lettura assolutamente consigliata e divertente. Io la prossima settimana, cioè da domani, sarò a Pesaro e ovviamente, come sempre quando vado in giro, non farò i vlog giornalieri, ma farò un vlog complessivo. I vlog giornalieri magari li riservo per i festival più importanti, visto il tipo di impegno che mi richiedono. Però il vlog alla fine del festival ci sarà anche il punto di vista dedicato ai Rolling Stones e al loro concerto al Circo Massimo che c'è stasera a Roma. E tra l'altro, a Pesaro incontrerò il mio amatissimo Cinefollia, con cui spero di fare almeno un video insieme. Le altre rubriche si fermano, soprattutto il Chiedichiera si ferma, però insomma, so che potrete aspettare una settimana. Ciao a tutti!